Eccoci, allora quest'oggi ai microfoni di Radio Fragola Gorizia abbiamo Luca Cade, il giovane presidente dell'associazione ambientalista Attiva Sud Vicentino Lega Ambiente Gorizia, e oggi è qui con noi per raccontarci che cos'è che accade, che cos'è Lega Ambiente, che cosa accade nell'Isontino e cosa accade già tra pochi giorni. Questo weekend al Parco Sud'Isonzo, nel quartiere di Campanito Sant'Andrea, cosa accade Luca? Beh, si terrà una giornata ecologica. Negli ultimi anni le giornate ecologiche sono un po' esplose, nel senso che è diventata quasi una moda organizzarne, soprattutto nelle grandi città, a livello locale, dove ci sono situazioni di degrado. E, questa giornata ecologica è un po' particolare perché è stata finanziata, no? Dalla Valle Latta, che è un noto produttore appunto di latticini, che ha voluto impegnarsi per cercare di migliorare tutta una serie di situazioni locali non proprio eccelse, cioè parliamo di aree verdi che sostanzialmente però hanno problemi di degrado. Questo succede anche purtroppo nel parco della Campagnuzza, un parco che è gestito dal comune, ma che però non è mai stato particolarmente frequentato, no? Quindi la cittadinanza che tende un po' a tenerlo in poca considerazione, è un parco un po' emarginato, ma che comunque ha delle valenze naturalistiche, no? Che lo potrebbero rendere un luogo ideale, ad esempio nella parte alta, soprattutto ad esempio per organizzare piccoli incontri pubblici, concertini, eccetera. E poi c'è tutta la parte a valle, invece, che si estende lungo la golena del fiume Isonzo, anch'essa molto bella, e però c'è il problema dell'abbandono di rifiuti. E noi in realtà siamo intervenuti già molte volte su quest'area. Penso almeno 5, quindi sarebbe l'ennesimo intervento da parte della nostra associazione, ma non siamo i soli. E l'idea però questa volta è che grazie a un gruppo di cittadini locali, il gruppo di amici del parco sull'Isonzo, Campagnuzza Sant'Andrea, di iniziare un percorso anche con l'amministrazione comunale per riavvicinare i cittadini a frequentare il parco, ma anche ovviamente a migliorarne la fruibilità con una serie di proposte che verranno fatte prossimamente. Quindi in realtà questa iniziativa di Puliamo il tuo parco è solo un primo passo nel tentativo di poter sviluppare qualcos'altro. E la cosa interessante è che comunque come funziona l'iniziativa? Che in tutta Italia, in tutte le regioni italiane sono stati candidati dei parchi. Ad esempio in Friuli Venezia Giulia su 6 parchi candidati, il nostro è quello che ha preso più voti con circa 160, più del Cormoro addirittura. Quindi vuol dire che c'è comunque un interesse da parte della cittadinanza, di chi ci abita vicino per questa zona, per quest'area verde, no? E Valle Latta sostiene ovviamente l'iniziativa e quindi paga i materiali che saranno necessari a fare la giornata ecologica, quindi guanti, sacchi, eccetera. E ci sarà anche dovrebbe esserci anche un simpatico gadget per chi partecipa, una borraccia riutilizzabile e niente, quindi sì, sostanzialmente l'appuntamento è per questo sabato dalle 9 alle 13 con ritrovo però in via della Barca, cioè di fronte al quartiere fieristico. Ok, come già anticipato non è la prima volta già che vi ritrovate in questo parco, ma che in generale svolgete delle attività. Ci dai un po' un quadro di che cosa fa Legambiente Gorizia? In realtà tante, forse anche un po' troppe, nel senso che a fronte ovviamente del numero di soci attivi sempre estremamente basso, come quasi tutte le associazioni, perché queste sono iniziative in realtà molto terra-terra che oramai si fanno da anni. Giornate ecologiche come Puliamo il Mondo saranno almeno 30 anni che si fanno, no, una ventina in maniera veramente organizzata e Legambiente tra l'altro è coordinatore nazionale di Puliamo il Mondo. Però ovviamente facciamo anche attività un po' di livello più alto. Ci occupiamo oramai da anni insieme ad altre associazioni di quelli che sono i problemi di gestione e tutela del fiume Isonzo a livello anche transfrontaliero, quindi collaborando, cercando di collaborare anche con realtà oltre il confine. E un tema che abbiamo sviluppato negli ultimi anni è però quello che riguarda l'inquinamento dell'aria, che colpisce in parte un problema che colpisce anche la nostra zona, in parte. Abbiamo sviluppato per un anno un progetto all'interno di un istituto scolastico superiore, l'ISIS d'Annunzio a Gorizia, e
vorremmo proseguire, anche perché non solo abbiamo problemi periodici di inquinamento dell'aria anche noi, ma perché ad esempio abbiamo a 10 km dal nostro confine di fatto quello che è un inceneritore, è un cementificio, ma che brucia rifiuti. E le comunità locali con le quali stiamo collaborando ci hanno chiesto un aiuto e quindi glielo stiamo dando. Ad esempio abbiamo installato 5 primi dispositivi portatili molto economici per misurare le polveri sottili, ma l'idea sarebbe di installare una centralina di monitoraggio dell'aria completa come quella che abbiamo installato ad esempio al D'Annunzio, all'Istituto Superiore. Il problema di questi progetti è che richiedono un po' di competenze e servirebbero anche più soci, insomma, più soci attivi per portarle avanti, ecco. Proprio questo volevo chiederti, e come si fa ad avere più soci? Cioè, dove vi troviamo? Se uno volesse iniziare adesso, come vi contatta? Cosa si fa? Come si diventa un volontario di Legambiente? Beh, diciamo che volendo è comunque possibile partecipare a iniziative senza nemmeno iscriversi. Nel caso ad esempio di queste giornate ecologiche ne prevediamo sempre la copertura assicurativa. È estremamente raro che succeda qualcosa, che qualcuno si faccia male perché consegniamo i guanti, perché comunque c'è una visione di sicurezza generale. Noi abbiamo ovviamente, siamo presenti su internet, abbiamo il sito internet, quindi se cercate Legambiente FVG trovate il nostro circolo, ma potrebbe essere magari anche quello di Monfalcone per chi abita un po' più verso sud. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Instagram, quindi per trovare è facile trovarci. Se qualcuno fosse interessato, adesso stiamo cercando di capire come riorganizzarci perché il problema è che non abbiamo una sede fissa come molte associazioni, comunque ci può scrivere un'email e quindi appena ripartiamo con le riunioni, fine mese magari potrebbe partecipare. Ecco. Ok. Allora, io spero che riusciremo a dare un po', instillare un po' di curiosità negli ascoltatori. Quindi, qualche dettaglio logistico ancora su sabato. Sì, la Come cosa. ci si Sì. iscrive? Sì, cosa Sì, bisogna fare? allora, in realtà sarebbe ideale iscriversi attraverso il sito puliamoiltuoparco.vallelatta.it. Per via del Covid dobbiamo registrare le persone che parteciperanno. In realtà, siccome al momento di persone iscritte ce ne sono poche, purtroppo, è possibile anche presentarsi direttamente quel giorno. Ci sarà un banchetto dove comunque dovremo registrare i dati anagrafici principali di tutti i partecipanti. Noi consegneremo ovviamente i sacchi, i guanti. E, è consigliabile ovviamente portarsi dietro la mascherina perché anche se siamo all'aperto è comunque bene tenerla in caso se no la daremo noi, così come noi metteremo a disposizione gel disinfettante per le mani e cose di questo tipo. Per il resto poi un po' di buona volontà, raccogliere rifiuti, fare la raccolta differenziata se si riesce, per esempio le lattine si separano molto facilmente, anche le bottiglie di vetro, che poi ovviamente faremo smaltire grazie alla collaborazione con Isontina Ambiente. L'evento, tra l'altro, vede la partecipazione anche dell'Associazione Nazionale Alpini, del gruppo di Gorizia, della sezione di Gorizia, che farà dei piccoli interventi di manutenzione nel parco, quindi questo è un altro valore aggiunto, e ovviamente grazie al patrocinio dell'assessorato all'ambiente del comune di Gorizia, che ha ovviamente immediatamente, come dire, sposato appieno l'iniziativa, ma d'altro canto è già da diversi anni che puliamo il mondo, la organizziamo con la collaborazione del comune, ecco, dell'assessorato all'ambiente. Grazie mille, Luca. Allora, speriamo di incontrarci tutti sabato. E non solo gli Senz'altro. abitanti del quartiere del parco, ma sono tutti, immagino, largamente invitati dal Goriziano Tutti, anche fuori. tutti. Sì, certo, è aperto a tutti. Va bene, grazie ancora e ci vediamo tutti sabato.